Ciao a tutti ragazzi, qui è PortoTheGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. E sì ragazzi, avete letto bene dal titolo, Epic Games minaccia la community di togliere di nuovo pinnacoli pendenti. Ma prima di scoprire perché, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ah, di recente volevo ricordarvi che ho aperto un altro canale, si chiama Lucas Mele, parla principalmente di me. È un canale molto più personale rispetto a questo qui, parla di università, di investimenti, di crescita personale. Se volete iscrivervi, link in descrizione. Quello che sto facendo oggi ragazzi è a tutti gli effetti un video notizie di Fortnite, in cui vi parlo di tutte le novità, di tutte le notizie importantissime che ci sono state nel mondo di Fortnite negli ultimi tempi. Le prime novità saranno di tipo tecnico, infatti la prima riguarda proprio il mechanical sprint. Ci saranno delle piccole modifiche, le prime riguardano la discesa e la salita. In pratica quando si salirà si andrà leggermente più lenti e quando si scenderà invece si andrà più veloci, in maniera piuttosto realistica. Si sale su una collina si va più lenti, si scende si va più veloci. Il problema però è che quando si scenderà si avrà anche un leggero shake della camera, la camera si muoverà un po' proprio per dare un effetto di destabilizzazione più realistico. Questo però potrebbe creare dei seri problemi rispetto magari anche allo stile di gioco a cui siamo abituati, in cui la telecamera resta fondamentalmente ferma. Sono interessato a vedere quali saranno effettivamente i risvolti di questa cosa. Per quanto riguarda invece tutti i miei amici competitive che giocano Arena, allora, non saranno presenti i Clombos, che io nell'ultimo video, scusate, mi ho chiamato Columbus, comunque i Clombos non saranno presenti, quindi i dinosauri, e inoltre non sarà presente neanche il lanciagranate, quindi tranquilli, non dovrete stare appresso a granate che vanno per aria spammate. Però saranno aggiunti gli Shield Kegs, quindi quelle strutture che buttate a terra e sparano fuori un po' tutto lo scudo, che sono secondo me delle meccaniche apprezzate da aggiungere nel competitive perché lo rendono sempre un po' fresco. E inoltre anche i muri rinforzati sono stati aggiunti, però con un pick up limitato, quindi se ne possono portare un po' di meno rispetto alle pubbliche. È veramente interessante questa cosa, perché in competitive sapete ragazzi cosa succede nelle fasi finali di un game e quanto sia importante avere una struttura solida che può essere data dei muri rinforzati. Quindi sarò molto curioso poi di vedere il competitive o comunque i tornei come cambieranno, specialmente nelle fasi finali, con questa novità. A breve rivedremo anche il ritorno di Solid Gold, quindi della modalità oro massiccio e della modalità solo shotgun. A me principalmente interessa oro massiccio perché i più G del canale se lo ricorderanno, io amo la modalità oro massiccio, è la mia modalità. Le mie prime 20 bombe sono state lanciate proprio su oro massiccio nella season 1 e tra l'altro i video in cui sono riuscito a fare 20 bombe sono anche tra i più visti sul canale, sono tra i più ricordati, quindi magari ve lo lascio nelle schede se volete andare a recuperarli e avere un po' di nostalgia del vecchio Fortnite. Io spero di rigiocarci e probabilmente ci farò anche un video. Poi, novità a livello oggetti. Si pensa ad un ritorno del C4. Ve lo ricordate il C4, ragazzi? Sì, verrà riportato però con una grandissima differenza in modo da adattarla al capitolo 3. Il C4 farà sempre lo stesso danno ai player, lo stesso che faceva già l'ultima volta che è stato portato fuori dal Vault, Unvaulted. Però la differenza principale è che ora farà moltissimo danno, parliamo di 500 di danno ai veicoli. Quindi immagino che sarà principalmente costruito proprio come counter di macchine, camion e così via. Inoltre sono stati leakati anche i video della Pistol Machine e delle Slice of Pizza, quindi dell'arma, la Pistol Machine, che è praticamente una Uzi, ragazzi, è una mitraglietta che è proprio una Uzi, la mitraglietta Uzi, non so se ce l'avete presente, e poi delle Slice of Pizza, quindi dei pezzi di pizza, delle fettine di pizza, che è un oggetto fondamentalmente curativo. Sarà carino vederlo magari in gruppo, in trio, in squad, come potrà essere gestito, perché vi permette di portare più pezzi di pizza presa. È una cosa carina, però non credo game changing, personalmente la notizia non mi fa saltare di gioia. Poi altra notizia, ragazzi, ritornerà molto probabilmente la mappa del tesoro di Fortnite, e questi che vedete a schermo sono proprio gli oggetti che troveremo al loro interno. Parliamo di 100 lingotti, materiali, munizioni, due cure tra cui i pozze piccole, pozze grandi e medikit con probabilità 50, 40 e 10% e poi due armi leggendarie del capitolo 3 e ogni arma avrà circa il 14% di probabilità di spawnare, quindi magari vi trovate pure un'arma che non vi piace perché c'è il 14% di probabilità che esca. Personalmente vi dirò la mia, io le mappe del tesoro non le ho mai sopportate ragazzi, veramente, veramente mai, perché ci voleva troppo tempo ad andare in quelle zone e poi io tendevo sempre a buttarmi in caciara, tendo tuttora a buttarmi sempre in caciara, quindi carine, fighe, però credo che li userò solo se mi trovo sulla strada
i tesori, altrimenti non li andrò a cercare. Ditemi anche voi come la vedete, ma io non le ho mai usate praticamente. Per quanto riguarda le skin, in questi giorni il negozio ha avuto tanti cambiamenti. Sono attualmente ancora disponibili le skin di Hawkeye, spero di averlo pronunciato bene, perché occhio di falco in inglese l'ho sempre pronunciato male. C'ho il C1 Cambridge, ma Hawkeye mi ha sempre messo in difficoltà come termine. Sono ancora disponibili le skin, e poi sono state aggiunte anche quelle di Arcane. Anche queste si vociferava da un po' che dovessero uscire. Mi raccomando, se decidete di acquistarle, vi ricordo di farlo solo ed esclusivamente con il codice creatore Fortu attivo. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. E poi abbiamo due notizie golosissime. La prima riguarda un mostro. Un mostro che dovrebbe essere simile, della stessa fondamentalmente razza animale, se così vogliamo definirla, del mostro che combatté nella season 9 contro un robot. Ce ne dovrebbe essere un altro. C'erano già alcuni leak che potevano far immaginare che un giorno ne avremmo visto un secondo, e attualmente anche alcune conformazioni della mappa suggeriscono questa cosa. Però per ora non mi sono informato bene sull'argomento. Le notizie che ho visto, per il mio spirito critico, mi fanno storcere un po' il naso, ve lo dico, ma eventualmente vi porterò notizie più certe di qui a breve. Però volevo un po' farvi gasare. E poi finalmente arriviamo alla notizia del perché Epic Games sta minacciando la community di levare la nostra carissima Tilted Towers, la nostra carissima pinacoli pendenti da Fortnite. Allora ragazzuoli, il tweet, perché la notizia è stata fatta tramite Twitter, è questo qui che vedete a schermo, che fondamentalmente, non credo ci sia bisogno di un grande livello di inglese per tradurlo, però ve lo tradurrò: non ci eliminate dinosauri, perché altrimenti ve leviamo pinacoli pendenti. So che per molti di voi questo post sarà palesemente ironico, e infatti ragazzi è un post ironico, un post fatto per scherzo, un post provocatorio, ma per molta gente ragazzi non lo è, molta gente non ha capito che fosse ironico. E ve lo dico perché sotto il mio video di TikTok in cui provavo ad eliminare uno di questi dinosauri, che tra l'altro ha fatto anche un po' di views, molta gente diceva: Fortu, cosa fai? Non li eliminarli, ci diverranno pinnacoli pendenti altrimenti. Ma era gente convinta, raga, gente che ha litigato perché pensava fosse una notizia vera. Ragazzi, no, è palesemente un post così per far ridere. Mi raccomando, cercate sempre di discernere le notizie che fanno ridere dalle notizie fake, dalle notizie vere. Cioè, voi siete quel tipo di persone che hanno bisogno di scritto su un commento ironico, tra parentesi ironia. Ma nel mondo normale, dove le persone hanno un minimo di spirito critico, non tutti mettono ironia. Fortnite, il profilo Fortnite, non mette ironia Vi prego ragazzi, questa cosa mi aveva fatto saltare la testa, che tra l'altro è il motivo per il quale ho fatto principalmente il video. E niente, quindi ok. Niente ragazzoli, dopo questo scampato pericolo di pinacoli dipendenti distrutto per l'ennesima volta, vi prego non fatela distruggere, che io ne ho bisogno. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio secondo canale, che si chiama Lucas Mele, parla di crescita personale, investimenti, la mia università, infatti studio ingegneria aerospaziale. Se volete farvi un giro anche lì, link in descrizione. Che dirvi, boys? Noi ci becchiamo alla prossima con un altro video.